Daniele, ci sono ancora 90 minuti, abbiamo ancora un punto di vantaggio. Bisogna attaccarsi a questo. Certo è che oggi ci aspettavamo un saluto diverso nell'ultima gara casalinga, non certo i tanti fischi che purtroppo abbiamo ascoltato al termine della gara. Anche noi avevamo immaginato la settimana in modo diverso, speravamo di poter fare nostra questa partita in modo da poter andare a fine partita ad esultare con loro. Purtroppo oggi la nostra prestazione non è stata all'altezza e quindi penso che ci siamo meritati quei fischi di fine partita. E ora è il momento di vedere questa sconfitta, come è nata, cosa ci è mancato. Ora c'è un po' di rabbia, un po' di rammarico, ma da domani dobbiamo cancellare tutti questi sentimenti e pensare che a 90 minuti dalla fine il nostro destino è nelle nostre mani, quindi abbiamo tutto ancora da decidersi all'ultima partita e saremo solo noi a scrivere il nostro futuro. Senti, secondo te cos'è mancato, magari anche da un punto di vista dell'approccio mentale a questa gara, che comunque nell'immaginario, ripeto, collettivo, si pensava ad una squadra che entrasse in campo mangiando l'erba con un tipo di atteggiamento anche un pochino più feroce, invece inizialmente abbiamo visto anche un po' di sbandamento, di errori, quasi passiamo in termine di distrazione, ma non perché si è distratti, perché magari si è un po' intimoriti, un po' impauriti, lo chiedo a te ovviamente che eri in campo. Ma io all'inizio partita avevo la sensazione invece che eravamo molto, molto carichi, forse dopo l'episodio del gol in alcuni frangenti ci è salita un po' troppa la tensione, un po' troppa ansia. Abbiamo fatto una partita secondo me con un po' troppa ansia, non siamo riusciti a trasformare la carica emotiva che avevamo in rabbia in campo, invece si è trasformata, come dicevo prima, in paura e ansia e dopo il gol siamo andati in difficoltà ancora di più e poi di fronte avevamo una squadra che sa giocare a pallone, oggi ci ha palesato tutte le nostre difficoltà e paure, purtroppo faccio fatica a descriverla questa partita perché in mente mia e penso di tutti i miei compagni avevamo la voglia il desiderio di fare tutt'altra partita, invece oggi è uscita fuori una partita brutta e dove ci dobbiamo assumere responsabilità solo che noi. Senti, so che adesso non è il tempo ovviamente di guardarsi indietro, ma solo di guardare avanti e pensare all'ultima partita, come hai sottolineato giustamente tu. Però questa squadra perde partite che prima non perdeva. Dov'è che dovete radunare le idee, immagino, in settimana adesso per evitare che succeda anche all'ultima giornata? Io penso ad esempio a partite in girone d'andata che andavano magari anche così, le pareggiavate, adesso le perdete. È vero, non te lo so dire perché poi in mezzo a queste partite abbiamo fatto alcuni risultati dove si sono strappati con le unghie e con i denti, tipo Firenze e Milano, soffrendo fino all'ultimo minuto e in quei frangenti siamo stati bravissimi a fare i nostri risultati, invece in partita come quella di oggi e altre, purtroppo non siamo riusciti a reagire e a portare a casa punti. È evidente che se siamo in questa situazione di classifica abbiamo dei grossi difetti, però abbiamo dimostrato che con alcune qualità che noi abbiamo possiamo avere anche un'altra faccia e spero che che domenica mostreremo quella faccia che abbiamo mostrato a Milano e a Firenze. Ho chiesto al mister qual è la corda da toccare maggiormente in maniera migliore durante questa settimana, lo chiedo anche a te qual è l'aspetto che secondo te andrà gestito e curato con la maggiore attenzione in una settimana, Daniele, che è l'ultima della stagione e che poi insomma non lascia pelli dopo. Ma secondo me ci sarà da parlare il meno possibile, non farsi prendere dall'ansia come è successo oggi, secondo me. Il fatto pure magari di essere fuori casa ci può aiutare perché in casa abbiamo avuto l'aiuto da parte di tutto il pubblico, questo c'è da dire, fino al 90esimo ci hanno incitato dal primo al 90esimo e questo ci è di grande aiuto, ma forse il fatto di volerli ripagare a tutti i costi non
non si è trasformato in rabbia positiva. E ora abbiamo questa settimana dove dobbiamo cancellare tutto, parlare il meno possibile e fare più fatti possibili. Lasciamo perdere i discorsi, facciamo una settimana senza pensare a nient'altro che al campo, a mettere in campo tutto quello che abbiamo. Poi se questo sarà bastato, alla fine avremo fatto un risultato importantissimo anche in un'annata difficile. Non voglio pensare nelle ipotesi contrarie. Per chiudere, non ti chiedo una promessa, ci mancherebbe altro, però ti chiedo veramente di raccontare ancora una volta quanto è importante questa salvezza, anche se dovesse arrivare, qualcuno forse sperava che arrivasse qualche settimana prima, ma anche se dovesse arrivare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, domenica, quanto è importante per voi, per noi, per la piazza questa salvezza? Troppo, è importante troppo, per me è la partita più importante che ho fatto finora, quindi la posta in palio è altissima, spero che questo non sia un boomerang per noi, dobbiamo avere la lucidità mentale di affrontarla nel modo giusto, però questa salvezza per noi sarebbe qualcosa di storico, ma di importantissimo sia per me che per tutta la piazza, ma per tutta la squadra.